Il titolo di oggi è dal Corriere della Sera, a pagina 52. Il titolo è La grinta di Marion. Un'intervista a Marion Cotillard di Giovanna Grassi. Marion Cotillard è la protagonista del film De Jeu, Une nuit di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Con le parole di Marion nell'intervista. Ricorda, provengo da una famiglia non ricca, conosco il mondo operaio. E ancora, sul suo personaggio, interpreta una donna che sta per essere licenziata, cerca la solidarietà dei colleghi in tempi in cui il concetto di gruppo è sempre secondario rispetto al bisogno di sicurezze personali. Lei interpreta Sandra, che è sposata, con dei figli, lavora in una società di pannelli solari e sta appunto rischiando il licenziamento a causa della crisi. Dice ancora Marion, parlando del personaggio, si confronta con gli altri lavoratori, cui è stato ridotto lo stipendio, con quelli che potrebbero rinunciare a qualche premio aziendale per scongiurare licenziamenti. È un film sociale, prosegue. Non certo una favola, un copione sulla difficoltà di conservare l'unità tra dipendenti di fronte al rischio di perdere il posto. Il film è girato nei dintorni del bacino industriale di Liegi, a contatto con maestranze, persone in difficoltà per riduzione di lavoro e di impieghi. E ricorda appunto la quotidiana. Intorno a noi c'erano tante persone che davvero hanno perduto il loro impiego o che sopravvivono con il salario dimezzato. E ancora in un altro passaggio, non sono una star, non vivo nel lusso, vengo da una famiglia semplice di lavoratori. Poi alla domanda che cosa l'ha colpita di più del film dei Dardenne, Mario risponde, il fatto che la mia protagonista non è una militante, ma acquista coraggio, si confronta con i colleghi cercando aiuto in tempi di egoismi individuali. Il film parla del tempo, del denaro, mette alla sbarra il sistema del capitalismo a ogni livello. E ancora prosegue in un altro passaggio. Ho amato la storia che sconquassa la vita semplice della mia protagonista e che affronta anche il ruolo dei sindacati. E l'articolo si chiude sempre appunto con le parole di Marion che ricorda: la depressione è un altro dei temi del film, ma Sandra impara a reagire e a non rassegnarsi.